dall'Associazione Culturale Sicilia Saronno in collaborazione con Lions Club in Supreme. Una serata di musica, di arte in definitiva, che speriamo accolga il vostro gusto e che, perché no, insomma, da qui in avanti diventi un piacevole appuntamento fisso negli anni a seguire. E adesso, senza dilungarmi troppo oltre, vorrei chiamare qua sul palco il presidente dell'Associazione Sicilia Saronno, Corrado Belfiore. Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera a tutti, gentilissimi signore e signori. Vi porgo il benvenuto da parte di Sicilia Saronno, che ha voluto fortemente questo concerto, perché nel DNA dell'associazione c'è la promozione della cultura. La nostra associazione è nata nel 2009 e, come dicevo, ha sempre avuto come obiettivo la promozione della cultura. Quale serata migliore di questa per rimanere con questa vocazione? Avete visto il programma sulla brochure, un programma ben fatto, con brani notissimi di opere liriche dei maggiori compositori italiani che hanno contribuito a formare il patrimonio culturale e artistico del nostro paese. Sicilia Saronno è da poco nata, è circa due anni che è in attività, e ha aperto le proprie porte non solo ai siciliani nati nell'isola, ma anche ad altri concittadini che sono nati in altre parti d'Italia. Ma ciò che ci inorgoglisce di più è la presenza di molti saronnesi che partecipano alle nostre iniziative e che sono un po' parte integrante dell'associazione. Questo ci consente di affermare che abbiamo attuato un radicamento compiuto nel tessuto sociale della città. Uno vivere una convivenza molto simpatica, cordiale e civile, una condivisione della quotidianità della nostra vita e un comune sentire che emerge tutte le volte in cui c'è la possibilità di aggregarsi. E perché la motivazione di questo concerto? Esattamente per quello che dicevo prima. Abbiamo ritenuto di dotare la città di un avvenimento che non sia una tanto, ma che possa essere ripetuto tutti gli anni e che possa essere, questi nei nostri auspici, possa rimanere nell'elenco delle eccellenze, delle manifestazioni che ci offre la nostra città. E questa è una sorta di omaggio corale alla città, una sorta di affettività identitaria. E quando abbiamo pensato di organizzare questo concerto, fra il serio e il faceto, ci siamo chiesti: ma come dobbiamo titolarlo? E allora, con un po' di sana autoironia, che nelle menti dei siciliani molte volte questo non si crede, non è verosimile, ce n'è abbastanza. Abbiamo detto: ma c'è il concerto di Capodanno a Vienna, perché non possiamo fare il concerto dell'Epifania a Saronno? E così, per sempre facendo, siamo andati avanti fino al 5 gennaio. Il primo gennaio avrete ascoltato il concerto di Capodanno a Vienna. Questa sera il neonato concerto dell'Epifania a Saronno, che non è un concerto, deve essere il concerto della città, un concerto nato per la città come una sorta di dedica ad una città che ha molti aspetti di vocazione culturale. Quindi non poteva mancare anche questo. A noi ha fatto piacere che questo sia potuto accadere e la presenza di molti concittadini oggi ci gratifica moltissimo. Un'ultima cosa, abbiamo pensato di connettere a questa manifestazione un'attenzione per l'infanzia. Ormai è notorio che in tutte le parti del mondo il segmento più debole e più fragile è l'infanzia, diciamo che è l'anello debole della catena. E questa è una cosa che ci deve far riflettere. Io qualche giorno fa abbiamo celebrato il Santo Natale e mi sono chiesto che cos'è il Santo Natale. Questo messaggio dell'annuncio di un mondo migliore possibile, a chi viene affidato? Viene affidato a un bambino. Quindi riflettiamo anche su questo aspetto, in maniera tale che i bambini possano essere al centro della nostra attenzione. Concretamente, che cosa faremo?
Annualmente sceglieremo un asilo al quale daremo disponibilità di giochi, di attrezzature per l'infanzia, di materiale didattico, in maniera tale che i bambini comincino a percepire che cosa c'è al di fuori del mondo circoscritto e protetto della loro vita. È il primo momento di socializzazione dei bambini ed è giusto che anche un gesto piccolo, un piccolo dono li aiuti a crescere. I bambini sono dei salvadanai dove ogni piccola cosa viene percepita e viene conservata. E quindi i bambini che riceveranno un piccolo dono da parte dell'associazione capiranno che anche fuori dal loro mondo possono esserci persone disponibili, fattive e solidali. Questo è un po' il senso di questo progetto. Io adesso concludo passando ai ringraziamenti che come sono diritto, Monsignor Prevosto che ci ha onorato della sua presenza, il signor sindaco e vice sindaco, il rappresentante e comandante della polizia locale e ringrazio anche gli sponsor che hanno collaborato fattivamente per la realizzazione di questo evento. Il Lions Club in Zubria, la società Samma, la ditta Santino Junior, sperando di non dimenticarne qualcuno, la DC, Mizzi che Co. e poi Turcone Sacchettificio. Sono stato bravo, l'ho detto tutte, non ho dimenticato neanche loro. Voglio ringraziare anche il maestro Raimondi che ci ha permesso di allestire questa bella serata, è stato molto paziente nel fare insieme a noi, nel costruire il repertorio che spero sia di gradimento di tutti e con molta professionalità sicuramente ci darà un repertorio che ci farà sicuramente sentire soddisfatti dopo questa serata. Un ringraziamento ancora ai commercianti e ai panificatori perché ci sono sempre vicini in qualsiasi circostanza e anche questa volta non hanno fatto mancare il loro apporto. Non so se dimentico qualcuno nel ringraziare, se lo faccio perdonatemi. Un ringraziamento anche a Giovanni che da giovane attore promettente è stato presentato all'ultimo momento e si è reso disponibile. Voi vedete che è molto più spigliato di me perché sicuramente la sua professione, la mia professione è di altro tipo, ma sicuramente noi quando facciamo un lavoro diverso da quello che è la nostra professione siamo sempre un po' impacciati ed emozionati. E siccome questo evento è una cosa che abbiamo essere ancora di più, fare qualcosa di meglio. Se è già bene quello che c'è questa sera, noi lavoreremo perché sia ancora meglio. Grazie a tutti, buon ascolto e buona serata. E aggiungo ancora una cosa, è appena iniziato il 2012 con molte inquietudini. Un augurio, anche se tardivo ce lo possiamo fare, oltre all'augurio di un buon ascolto, un augurio di un più solare, salutare, benefico, prospero 2012. Un abbraccio fraterno a tutti quanti e ancora buona serata. Scusate, aggiungo che sono emozionatissimo anche io perché se non si sale sul palco emozionati non ha senso, quindi volevo solo dire che non è solo emozionato, ma sono emozionato anch'io. Detto questo, vorrei presentarvi, perché li avete visti schierati, ma vorrei presentarvi, vorrei che facesse un grande applauso al coro dell'Orchestra Sinfonica Amadeus. E prima di lasciarvi alla musica, perché insomma adesso le parole basta, vorrei che faceste ancora un maggiore applauso al maestro Marco Raimondi. Posso veramente solo
così gustata in eleganza e buon gusto. Detto questo, il fatto che il teatro questa sera sia pieno la dice lunga sul successo della loro iniziativa e sull'impegno che ci hanno messo. Devo anche ringraziarli perché hanno scelto un programma come quello di questa sera che noi abbiamo gradito e ci fa molto piacere farvi ascoltare, perché è un programma italiano, è un programma che si è sentito durante l'ultimo anno, ricordiamolo, è stato l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato un momento anche se difficile per altri versi, ragioni di tipo economico e quant'altro, ma è stato un momento per riscoprire un po' la nostra italianità, il nostro essere uniti come paese, come Stato. E devo dire che questa cosa, la scelta di questo programma ne esalta in qualche modo i contenuti. E ascolteremo dei passi importanti che hanno fatto questo paese, e la sua cultura forse e la sua musica ne sono degli elementi sicuramente qualificanti. Voi sapete che oggi ci sono alcune forme di arte che vanno per la maggiore, il cinema, il teatro, il cinema forse più di altri, la televisione. Ecco, pensate che nel 1800 questi strumenti non c'erano, l'opera era un po' il sostituto, era la maniera così per far incontrare le persone andavano a teatro non solo per assistere a uno spettacolo, ma anche per socializzare, per parlare, per stare insieme. E l'opera italiana è proprio nata così, nei teatri dove si stava e si stava bene, in compagnia, e raccontava la storia di persone come noi, quindi dovete pensare che quella che veniva portata sulla scena era la storia delle persone che calcavano le strade, la quotidianità di tutti i giorni. Noi abbiamo, con gli organizzatori, scelto una serie di pezzi che ci sembravano significativi. Cominceremo con La forza del destino, opera verdiana del 1860, che racconta di eventi molto normali per il tempo. Non dovete pensare come un qualcosa di eccezionale. Verdi, i suoi librettisti, raccontavano dei fatti ai quali avevano assistito, qualcosa che la gente sentiva come sua tutti i giorni, non era sicuramente un evento di tipo elitario. Ecco, La forza del destino è un'opera che in qualche maniera vuole così stigmatizzare quella che è l'avventura umana, dalla nascita alla morte, in una serie di eventi che un po' succedono per nostra volontà, un po' perché così il fato, il destino ci ha in qualche maniera predisposto per viverli. E La forza del destino è proprio questo, la storia di Leonora, una ragazza, vogliamo, che viene in qualche maniera incriminata dalla sua stessa famiglia per un incidente successo al padre, e di questo incidente viene ritenuta responsabile perché in realtà ama una persona diversa, ama un meticcio. Pensate, siamo nel 1860, non siamo oggi dove la nostra società è multietnica. Nel 1860 questa era una cosa sicuramente che faceva in qualche maniera riflettere. Stiamo parlando di una vita appunto vissuta in questa situazione particolare, Leonora, che poi alla fine vedremo come l'opera, diciamo, evolve in tragedia. Pensate che per dare successo a questa opera lirica, Verdi dovette, nella seconda trascrizione, la prima fu eseguita a San Pietroburgo, nella seconda dovette retrodatarla di 200 anni per farla sembrare le persone dell'epoca, in realtà qualcosa che era successo prima, un po' come la sto raccontando io adesso, pensando a 200 anni fa. Come vedete, nulla è cambiato. Detto questo, lasciamo spazio alla musica. Grazie e buon ascolto.
Guardiano la riceve e la presenta al priore e davanti
irremovibilità della sua decisione, ecco che i frati intonano per lei una preghiera alla Madonna. Dalla forza del destino, la Vergine degli Angeli, soprano Lucia Elvis Bertini. Nel suo ruolo di
così giullare di corte, la fanciulla viene adocchiata ed insidiata da un potente che un po' fa sfoggio di quelle che sono le sue conquiste. In realtà l'opera fotografa un personaggio ben preciso della scena politica del tempo, che è Francesco I, re di Francia, ma la censura vieta che questo possa evidentemente essere reso pubblico. E così Verdi è costretto a così ambientare quella che è la sua opera in un fantomatico regno di Mantova, Ducato di Mantova, che in realtà non esiste, e attribuire queste doti al Duca di Mantova. Il personaggio è libertino, ma le arie sono molto belle e conquistano il pubblico. Nei panni del Duca di Mantova, in questa quella, il tenore Andrea Severaro. Thank you.
ben reale, e ne viene fuori una delle arie più belle dell'opera lirica italiana. Nei panni della Lauretta, o mio bambino caro, soprano Maria Elis Bertini. Impianto in riso e mezzo pietro.
Thank you.
quel pathos fatto di momenti di tristezza, momenti di grande sofferenza, momenti di grande tensione e momenti di grandissimo umorismo. Sì, perché c'è anche questo. E c'è, sono due momenti particolari nell'opera che adesso vi facciamo ascoltare. Il primo è quando, nel momento in cui imperversa il cardinale, ecco, ironia della sorte, Violetta, che è una donna di mondo, muore proprio durante il cardinale. Ecco, in questo momento un gruppo di invitati si reca alla festa, immaginate, in questa grande villa dell'Ottocento, dove parteciperanno a questa festa di carnevale, incontrano un gruppo di zingarelle sul loro cammino che, come sapete, con quella simpatica insistenza si ostinano per leggere la mano e escono così, un po' si scoprono gli altarini. Da La Traviata, coro delle zingarelle. È una storia di lire.
parlando di Tosca. Voi pensate, arriva in un momento dopo l'Unità d'Italia, la prima rappresentazione in Italia del 1900, in cui così si ricordano un po' quelle che sono state le avventure dell'anti-Unità d'Italia. Stiamo parlando del momento in cui spagnoli, anzi austriaci e napoleonici si affrontano, e la storia è ambientata nel momento della battaglia di Marengo, e così fa vivere questa storia d'amore tra Tosca, la cantante, Cavaradossi, un artista, un pittore questa volta, nella Roma papalina. In realtà parla anche di persone malvagie, capo delle guardie, che in realtà vuole Tosca per sé e vuole giustiziare Cavaradossi. Cavaradossi che si mette un po' nei guai, perché da bonapartista, diciamo, un po' parteggia per la venuta dei francesi in questa Roma martoriata. È il momento in cui Cavaradossi è catturato, viene torturato, Tosca viene convocata, ne sente le urla e vuole liberarlo. Il capo della polizia Scarpia la ricatta e lo libererà solo se lei si concederà a lui. In realtà è un imbroglio, non è vero, ma Tosca acconsente. Prima si lancia in questo, così, questa preghiera rivolta alla Madonna. Nei panni di Tosca, visti d'arte, ascoltiamoci agli Svertini. Thank you.
ordine di lasciare libero Cavaradossi, ordine finto, perché in realtà lui promette che sarà giustiziato, ma con delle pallottole a salve, poi in realtà non sarà così. Ecco che Tosca lo uccide, guanta un pugnale e lo uccide. Lo uccide e corre via e aspetta che si compia questa fucilazione finta. In realtà, dicevamo, non sarà così, e nell'ultima notte, prima che all'alba verrà fucilato, Cavaradossi, in questa splendida stellata romana, si abbandona a questo ricordo dei bei giorni d'amore passati con Tosca. In Luceva alle stelle, Andrea Severaro.
un concorso per tutti quei musicisti che non hanno mai pubblicato prima dell'ora un'opera. Invita a presentarla. In realtà Mascagni sa della cosa solo 2 mesi prima del termine per la presentazione. Allora ha un amico a Milano che fa il librettista, si parlano, scelgono questo soggetto, tra l'altro tratto da una novella di Verga, e pensate, per posta si scrivono la musica dietro le cartoline e dall'altra parte i versi. Alla fine, in questi 2 mesi, l'opera viene completata, viene presentata ed è un grandissimo successo. Replicata in Italia, in tutto il mondo. Pensate che quando Mascagni muore nel 1945, in Italia sono state date più di 14.000 repliche, questo per darvi un'idea. È l'opera italiana più rappresentata ancora oggi nel mondo. Cavalleria Rusticana è un'opera anche forte, perché pensate, in quel periodo fotografa un paesino della Sicilia e vince il concorso a Milano. Il paesino della Sicilia è tra l'altro su un soggetto, quello del delitto d'onore, che era un tema abbastanza caldo, abbastanza difficile nell'Italia di allora. Eppure scuote il pubblico e ottiene questo successo incredibile. È un po' la riprova che poi l'Italia e gli italiani nel momento clou, nel momento del bisogno, sanno riscattarsi, sanno ben scegliere. Vi facciamo ascoltare il preludio, l'intermezzo, anzi il sinfonico, pieno di tutta la passione di Mascagni. Thank you.
viene, che il giorno di Pasqua, in questo paesino della Sicilia, dicevamo, e Santuzza ha appena confessato alla madre di essere l'amante di un uomo che sta tradendo, in realtà, un amico, è l'amante di una donna sposata. E dopo questa confessione non ce la fa, corre, è il mattino di Pasqua, si avvicina alla chiesa, sente dall'interno un coro che intona Regina Celie, non può che unirsi e cantare, inneggiare al Signore chiedendo perdono. È una pagina bellissima, tratta da Cavaliere Rusticana, Regina Celie, nei panni di Santuzza, chiamiamo Lucia e gli Sbertini. Thank you.
l'autore lasciò incompiuta, morì prima, nel 1924. L'opera finita poi da Franco Alfano e eseguita alla Scala nel 1926, la prima volta da Tullio Toscanini. Stiamo parlando di Turandot. Turandot che è un'opera diversa, un'opera che si apre al futuro. E gliela aveva ispirata l'aver sentito un carillon, sembra, arrivato dall'Oriente. È un'opera che Puccini descrive come ambientata nel mondo delle fate. In realtà vedeva queste musiche orientali, era già proiettato avanti. Infatti è un'opera dalle sonorità particolari, dalle melodie orientaleggianti. Apriva il futuro a quella che sarebbe stata poi l'avanguardia musicale. Di quest'opera vi facciamo sentire quella che è l'aria probabilmente più amata del repertorio lirico, usata un po' dappertutto. In realtà è l'aria che intona il principe Calaf quando appunto si appresta durante l'ultima notte del tempo lasciato alla regina Turandot per indovinare il suo nome, perché se non l'avesse indovinato la mattina successiva avrebbe, così, per questa strana situazione, questa strana scommessa, avrebbe dovuto sposarlo. In realtà la regina non scoprirà il suo nome, ma Calaf non vorrà che lo sposi per la scommessa mancata, ma solo se lo dovesse davvero amare, così sarà. Nei panni di Calaf, Andrea Semeraro, Nessun dorma.
gli ultimi due brani, che sono tratti dall'opera forse più amata che è Nabucco, quella che diciamo più di tutte svegliato quel senso di patriottismo che poi ha portato appunto i moti del 48, le cinque giornate, tutto quello che è stato, i mille, e hanno portato poi all'unità d'Italia. Ecco, Verdi con il Nabucco, con questa popola, parodia del popolo oppresso dallo straniero, ha svegliato quelli che erano gli animi più patriottici. Vi facciamo sentire la sinfonia e ovviamente da ultimo va pensiero. Thank you.
questa, signori, io direi di fare veramente ancora un enorme applauso a questi artisti, perché io non li ho capito questi solo stasera, però secondo me stasera ci siamo superati, per cui ancora non è proprio. All'orchestra del coro sinfonico Amadeus, e al maestro Marco Raimondi. Adesso l'Associazione Culturale Sicilia Saronno vuole così ringraziare questi artisti insomma, per questa splendida serata, consegnandoli degli omaggi, ma vi invito comunque a non andare via, perché la serata non è assolutamente finita, la musica neanche, quindi ci saranno ancora in serbo delle sorprese, quindi vi invito gentilmente a rimanere seduti al vostro posto. E per consegnare questi omaggi chiamerei nuovamente il nostro presidente, il signor Corrado Belfiore. A ricevere gli omaggi a nome di questi splendidi artisti, chiamo sul palco il soprano Lucia Ellis Bertini, Andrea Semerano. Adesso arriveranno gli omaggi con le vallette. Eccoci. Ringraziamo il soprano Lucia Ellis Bertini, il tenore Andrea Semerano, ovviamente il nostro presidente Corrado Belfiore. Complimenti ancora. E continuando il tema di omaggi, vorrei chiamare sul palco anche il nostro associato, Antonio Basselli, che consegnerà la sua opera al maestro Raimondi. Un applauso e un incoraggiamento a Antonio Basselli. Come?
ancora smetto di parlare, faccio parlare la musica. Ma prima di far ancora parlare la musica, vi ricordo che al termine di questa serata l'associazione Sicilia Saronno vi aspetta nella Sala Nevera, dove insomma sarà offerto un rinfresco a base di spumante, panettone e ovviamente dolci siciliani, perché insomma se siamo in Sicilia ovviamente i dolci siciliani non possono mancare, per brindare al nuovo anno. Quindi vi aspettiamo tutti al termine della serata, vi auguro ancora un buon ascolto e vi ringrazio tutti di essere venuti. Grazie. Ringraziamo evidentemente gli organizzatori per la bella accoglienza, per tutto quello che hanno fatto così con precisione e con dedizione. Ringraziamo voi che siete venuti qua, perché alla fine che decide se un concerto è bello, se una musica vale la pena ascoltarla, è sempre il pubblico. Per cui siete voi che avete reso grande questa serata, quindi meritate un applauso. Ve lo facciamo. E visto che così abbiamo questa sorpresa del Brindisi e questa è una festa in grande stile, non possiamo a questo punto che fare un Brindisi qua tutti insieme dalla Traviata. Li diamo gli etichetti. Viviamo, viviamo per gli
richiesta così non si può rifiutare, mi sembra. Allora. E allora, tra l'altro, appunto so che c'è anche il prevosto in sala, e questa cosa, eccolo lì, e questa cosa rende onore, perché la musica classica, la musica, grande musica, è nata in chiesa. Questo credo che lo sappiamo tutti, o dovremmo saperlo tutti. E si è trasferita a teatro e c'è sempre stato un grande fluire tra i due momenti, a volte magari non apprezzati, non così completamente condivisi. E noi questa sera, tra l'altro è il giorno delle domani, l'Epifania, anzi tra pochi minuti, allora volevamo chiudere così questo momento con un pezzo così, ispirato al Bambin Gesù, è un pezzo che io credo con onore può essere considerato uno dei pezzi più belli, semplice ma bellissimo, e vi facciamo ascoltare questa versione della Deste Fideles. E un po' in ritardo, ma buona sera a tutti. Ave.
omaggio lo facciamo a tutti noi, perché si è appena chiuso l'anno, dicevamo, del 150° dell'Unità d'Italia, e allora chiudiamo con l'inno di Mameli. L'inno di Mameli è stato composto da Mameli ben prima dell'Unità d'Italia e lo stesso Mameli non ha visto l'Unità d'Italia. L'inno veniva già cantato da tanto tempo prima. In realtà lui non ha vissuto questo momento e pensate che nella nostra Costituzione c'è scritto che qual è la nostra bandiera, ma non c'è scritto qual è il nostro inno, perché sapete, in così poco tempo non c'è stato il tempo di decidere qual era l'inno nazionale. È successo che in realtà veniva cantato più della, diciamo, della marcia reale, poi è stato utilizzato durante le guerre, ha superato il momento del fascismo e alla fine nel 1946, quando si trattò di andare a fare un concerto a Londra, dove Toscanini fu invitato come direttore per eseguire quelli che erano gli inni delle nazioni a simboleggiare questo momento di riunificazione del mondo, ecco che si trovò la difficile decisione di dire: ma qual è l'inno italiano? Le proposte erano diverse, c'era Nabucco, come qualcuno ha detto, c'era la canzone del Piave, che qualcuno aveva indicato, c'era qualcuno, come sempre in Italia, era nato il comitato per individuare, fare un concorso per trovare un inno nuovo, giusto per mettere d'accordo tutti. Alla fine sapete chi decise? Decise Toscanini. Andò a Londra, presentò l'inno di Mameli, suonò l'inno di Mameli, da quel momento, quello per tutti, anche al di fuori dell'Italia, fu l'inno nazionale. In tanti negli ultimi anni hanno detto: ma sostituiamo l'epoca musica di Marcello, eccetera. In realtà la bellezza di una musica la fanno anche i sentimenti che gli stanno dietro. L'inno di Mameli è il nostro inno. Lasciamo in piedi. Thank you.